Buonasera, benvenuti a questo forum nazionale su Paolo Freire. Avete qui al tavolo il professor Carlos Alberto Torres e la professoressa Silvia Maria Manfredi. Io sono padre Aurelio e non ho nessun titolo per essere qui, se non il fatto di essere il padrone di casa che vi dà il benvenuto. Il professor Reggio, con molta magnanimità, mi ha dato 10 minuti di tempo per dire tutto quello che voglio. Allora, io non sono un esperto di Paolo Freire e vi parlerò un po' della mia esperienza e ve ne chiedo scusa da subito, ma il procedimento è ben attestato. Contestualizzare personalmente è forse la forma migliore per comunicare e per insegnare. Un narratore grandioso come Gesù Cristo insegna questo. E dopo di lui tanti altri, Freud, tanto per dirne una. Io quando ero un po' più giovane, sono stato un appassionato sostenitore, un ammiratore e un assertore delle opere e delle idee di Ivan Illich, Paulo Freire, Lorenzo Milani e Arturo Paoli. Arturo Paoli nel 1992 l'ho conosciuto e mi pareva di conoscere un mito della mia giovinezza. L'ho conosciuto a Foz do Iguaçu e fino al 2010 l'ho frequentato. Siamo diventati amici, siamo diventati proprio persone molto vicine. Quando mi sono laureato in pedagogia a Catania nel 1978, portavo con me tutta l'adesione entusiastica alle posizioni di queste persone che vi ho nominato. E poi mi resi conto, con il passare del tempo, che erano tutte esperienze datate, dei mitici, mitici anni 70. L'arco bipolare 1968-1977. Eravamo partiti nel 68 dalla fantasia al potere e siamo arrivati nel 77 a se il dito indica la luna, il cretino guarda il dito. Di quella stagione io ho portato con me Descolarizzare la società di Ivan Illich. Questo testo lavorato, vangato, rigirato, sottolineato, scritto molto, molto lavorato. Oggi vi rileggo annotazioni di 30 anni fa e le trovo molto, molto attuali. Mi sono portato tutto Milani, in particolare esperienze pastorali e lettera a una professoressa, e mi sono portato tutto Paoli. E ho dimenticato per strada Freire. L'ho dimenticato per strada, pur portando nel bagaglio, nel mio bagaglio culturale, la ricchezza delle cose che egli mi aveva insegnato. Poi sono arrivato a Saronno 3 anni fa e attraverso Davide, attraverso Alessia, attraverso Silvia, attraverso Alessandra, ho rincontrato Paolo Freire. E allora cosa ho fatto? Mi sono andato a comprare il libro, perché l'avevo lasciato. E ho comprato questo libro, questa edizione della Pedagogia degli Oppressi. Lo apro e cosa trovo scritto? Prefazione a cura di Silvia Maria Manfredi e Pier Giorgio Reggio. Una è lei e l'altra è il professor Reggio. E allora a questo punto a me tocca stare zitto, perché non posso fare la figura dello studente sudaticcio davanti al professore prima dell'esame. Però anch'io
un timone, un sole che mi guida, una bussola. E questa bussola è la pedagogia montiana. Padre Luigi Monti, qualcuno di voi forse non sa chi è, nato nel 1825, morto nel 1900 in questa casa di Saronno, nel 1886, nel 1857 fondò la nostra congregazione, Figli dell'Immacolata Concezione, nel 1886, 126 anni fa, 127, aprì questa casa. Noi stiamo qui da 127 anni. E in questa casa Padre Monti mise in atto le sue proposte educative. Io ricordo che in un convegno celebrato qui nel 1886, 4-5 gennaio dell'87, scusate, a chiusura della celebrazione dei 100 anni di vita di questo istituto, feci una relazione sul progetto educativo montiano e in essa ipotizzavo di una strutturazione pedagogica in 5 punti. Il primo era il valore pedagogico portante, gli orfani, parlavamo degli orfani, Padre Monti voleva accogliere gli orfani totali di padre e di madre, gli orfani come figli, intesi come figli. Poi il segno fondamentale di questa educazione che è la paternità. Sono nostri figli, sono miei figli, io sono loro padre. E poi l'atto concreto in cui questo si esplicita, nella accoglienza e nella custodia. La custodia non è un qualcosa di poliziesco o di disciplinare o di stare sempre con gli occhi addosso, ma è un'accoglienza paterna, un custodire, dice Padre Monti, come la pupilla degli occhi, questi figli. E poi la realizzazione personale come fine dell'educazione e quindi non un mero esercizio accademico, ma un qualcosa che ritrova la propria realtà nella concretezza della vita e nella pienezza della evoluzione personale di questo orfano. E dopo di questo la continuità che apre in qualche modo la visione all'educazione adulta con i vari movimenti degli ex alunni. Non è niente di particolare, niente di nuovo, è molto comune nell'ambito della pedagogia cattolica caritatevole del, pensato a Don Bosco, dell'Ottocento, e però pone dei punti molto, molto forti. Pone, per esempio, la necessità di un'educazione al rispetto, al lavoro, si rendano amici del lavoro, dice. Della libertà totale, meglio farsi amare che farsi temere, della convinzione, fare le cose non perché costretti, ma perché convinti di poterle fare. Si tratteranno come figli, come un deposito prezioso da custodire e da amare come la pupilla dell'occhio proprio. E mi viene in mente Freire quando dice di adottare gli esclusi, portarli talmente vicini a sé, in una vicinanza che è non solo spaziale, ma anche proprio sentimentale, direi, di sentimento, di relazione umana. Quando Padre Monti sta per morire sul letto di morte, le ultime parole che dice: vi raccomando gli orfani, ve li raccomando tanto. E qui mi viene in mente proprio gli oppressi, questi che sono ultimi, tanti degli ultimi che appunto hanno bisogno di essere accolti. L'intervento personalizzato su ciascun giovane. Padre Monti dice: non tutti vogliono essere guidati allo stesso modo, non si pretenderà da tutti ugualmente, ma da ciascuno secondo la capacità e i doni ricevuti da Dio. Qui Don Milani è un maestro infinito. Il rifiuto totale della violenza fisica e verbale, al punto tale che Padre Monti dice: chiunque si permetterà di toccare con le botte, uno di questi orfani sarà immediatamente cacciato via, sarà immediatamente dimesso dal suo ruolo.
E poi una educazione, l'ho già detto, che è teleologica, cioè che ha un fine, che non è puro esercizio accademico, ma che va appunto a costruire la persona. Io mi sono accorto però a un certo punto che anche questa era una pedagogia datata. Anche questa non aveva considerato a sufficienza o aveva dimenticato per strada diversi elementi qualificativi. E anche lì, dove eventualmente non l'avesse dimenticato, si trattava di una pedagogia immediatamente riportata all'interno, nell'alveo di canoni precostituiti e normalizzanti. Essendo educazione dei minori, avrebbe dovuto considerare molto di più gli adulti. Ho lavorato in situazioni pedagogiche, educative, dove avevo sei fratelli con sei cognomi diversi. Sei fratelli con sei cognomi diversi. Dove avevo un bambino che aveva visto suo padre uccidere con un'accetta, con un'ascia, la madre, dandogliela in testa così, e lui era lì che lo guardava. E allora voi capite che il modello ex alunni, che peraltro ha un valore celebrativo più che educativo, non basta più e occorre arrivare necessariamente alle famiglie. Essendo un'educazione scolastica, avrebbe dovuto considerare molto di più l'oltre insegnamento, cioè andare oltre la scolarizzazione, toccare la formazione e in specifico la formazione professionale, l'avviamento al lavoro. Cosa che Padre Monti aveva capito subito, da subito, e che però aveva realizzato in forme molto, molto marginali. Essendo una educazione maschile, avrebbe dovuto considerare assolutamente il femminile. In una microarea culturale molto contestualizzata del Sud Italia e fortemente marcata da deprivazione e da una atmosfera imperante, patriarcale, oggi si direbbe macista, la donna era vista, scusatemi, come colei che serve a scopare, nel doppio significato di fare le pulizie, e quindi la donna al servizio e dell'atto sessuale. E questi ragazzi vedevano solo questo. E allora io mi battei perché si potessero assumere delle educatrici. E lì trovai tre ragazze molto coraggiose che entrarono in questa struttura e cominciarono a diventare appunto educatrici. E questo soprattutto per cambiare il modello culturale imperante di riferimento, prima ancora che di utilizzare la capacità educativa propria della donna. Essendo un'educazione istituzionalizzata, avrebbe dovuto considerare necessariamente la società. A Villa Padre Monti, a Tucumán, sulla montagna di Tucumán, sulla sierra, è nato un agglomerato urbano, diciamo così, che si chiama Villa Padre Monti. È diventato un paese, è diventato un'alcaldia con un comune, un sindaco, un alcalde, eccetera, eccetera. E quando noi abbiamo visitato questo luogo, ormai una cittadina, che si chiama appunto Villa Padre Monti, il sindaco, l'alcalde, ci ha chiesto di poter fare qualche cosa per i figli di questa gente. E allora noi abbiamo regalato un terreno dove si è costruita la scuola del paese, la scuola elementare. Ecco, mi sembra fondamentale questo, mi sembra fondamentale arrivare al di là di quello che tu sei, dei tuoi confini. Oppure uscire fuori dall'istituzione, arrivare all'assistenza domiciliare, oppure ancora aprirsi al quartiere attraverso esperienze di cortile, il cortile, noi l'avevamo chiamato il cortile di Padre Monti, proprio dove appunto i ragazzi del quartiere si radunavano e venivano qui. Qui qualcosa di simile forse si può anche realizzare qui a Saronno. Essendo un'educazione confessionale, avrebbe dovuto necessariamente
considerare molto di più la pluralità ideologica, politica, religiosa. Provate a pensare che adesso nelle nostre strutture educative dell'India ci sono cristiani cattolici, cristiani ortodossi, musulmani e indù, tra gli alunni, ma anche nel corpo docente. Ed è un'esperienza estremamente rara ed estremamente efficace di pace, di convivenza pacifica. Essendo un'educazione monoculturale, avrebbe dovuto necessariamente considerare la mondialità e l'apertura. Padre Monti diceva: vogliamo allargarci per quante braccia abbiamo. Provate a pensare, per quante braccia abbiamo, dove arrivano le nostre braccia, vogliamo arrivare. Ecco, e oggi che questa realtà è presente in Sud America, in India, in Africa, in Filippine, in Polonia, eccetera, eccetera, si rivela la forza e la profeticità, la profezia di questa parola. Ecco, questa è stata l'avventura straordinaria della mia vita. Se posso definirla così, la mia pratica di pedagogia degli oppressi, che è cresciuta piano piano verso l'identificazione personale, verso la problematicità, verso la critica, soprattutto verso la speranza. Soprattutto verso la speranza. Non c'è nessuno che non abbia un approdo di speranza. E questo come? Puntando alle fonti stesse della pedagogia di riferimento, alla pedagogia montiana, e cercando di far sì che la pratica fosse rifondata, una nuova realtà fondata su quei principi iniziali. E poi è arrivata la globalizzazione. Questa parola magica che sembra voler spiegare tutti i beni e tutti i mali del mondo, e che il più delle volte è soltanto un refrain, un ritornello, un paravento culturale, ma che di fatto sta cambiando i rapporti e sta mettendo in crisi le identità. La globalizzazione sta attuando un'opera di catarsi, di purificazione, che neppure le religioni sono state in grado di fare, e che genererà necessariamente una pulizia dei valori. E questo ovviamente, se noi saremo capaci di governarla e non come vorrebbe la logica primomondialista, di usarla ancora una volta come tanti strumenti della storia, pensate alla religione, pensate alla morale, pensate alla politica, pensate all'organizzazione militare, all'impianto giuridico, al processo scientifico, alla disponibilità economica, non come strumento di conquista. Ipotizzo, senza fare nessuna affermazione provata, ma soltanto un'ipotesi o un sogno, se volete, che resteranno in piedi solo quei valori che portano con sé, e qui Paulo Freire è tutto da scoprire, l'esilio, la nostalgia di casa, di una casa molto più grande di quella che abitiamo oggi, la speranza, la libertà, il sogno, la purezza della mente, la pulizia mentale, la critica, la coscienza personale, l'indignazione, l'indignazione. In Italia in modo particolare siamo tutti dormienti, siamo acquiescenti, siamo incapaci di indignarci verso quello che sta succedendo, per esempio solo in politica, tanto per dirne una. Ecco, io credo che un mondo globalizzato di tutti i professori sia profondamente ingiusto. Il povero ha diritto di avere un'alternativa diversa, ha diritto di avere una voce diversa, ha diritto di non sentirsi povero davanti a una prospettiva di questo genere e di scegliere altrimenti. Grazie. Adesso davanti al mio balbettio vi presento questi due signori qui che sono. Dunque, Carlos Alberto Torres, professore di scienze sociali e di educazione comparata alla UCLA, all'Università della California in Los Angeles. Direttore dell'Istituto Paulo Freire della stessa UCLA e direttore fondatore dell'Istituto Paulo Freire di São Paulo, insieme a Paulo Freire e a Moacir Gadotti nel 1991.
Associated in Programs Globals, presidente di tutto questo, del Consiglio Mondiale delle Società di Educazione Comparata, presidente del Consiglio Mondiale delle Società di Educazione Comparata, autore di più di 50, di 60 libri, tradotti in oltre 13 lingue, e più di 200 articoli di ricerca scientifica. Frustrato come giocatore di football frustrato, e falegname, costruttore di mobili, a tempo perso, a tempo libero più che perso. Professore, a lei la parola. Con licenza di Dante Alighieri, voy a parlare in italiano rustico. Il padre Aurelio recorrió su camino de Luigi Maria Monti a Freire, passando por a Ivan Illich y Arturo Paoli. Arturo Paoli cambió mi vida. Cuando tuvimos una conversación en Buenos Aires en 1968, él preguntó: Carlos, estudia. Y dije, cierto, estudio relaciones industriales en la empresa. Y Paoli preguntó, ¿mas qué es eso? En su italiano castellano. ¿Caridad o explotación? Ese fue el fin de mis estudios y pasé a sociología. Voy a parlare di globalizzazione, educazione e giustizia. Vorrei discutere sul problema del nostro tempo e di alcune possibilità di emancipazione. In particolare, di come la globalizzazione incide sulla giustizia sociale e sull'educazione. Ma allo stesso tempo vorrei celebrare con voi alcuni dei trionfi della libertà e dell'immaginazione utopistica. La globalizzazione è troppo complessa per presentarla sotto forma di ricetta semplice. È abbastanza chiaro per noi che esistono diverse manifestazioni della globalizzazione che interagiscono simultaneamente in modo intrecciato, o esistono diverse globalizzazioni. Non di meno, le diverse forme della globalizzazione si trovano influenzate dalla dinamica delle relazioni internazionali degli ultimi anni e di conseguenza influenza il ruolo dell'educazione e la riforma educativa. Di conseguenza, invece di presentare una nozione unica di globalizzazione, abbiamo identificato 5 manifestazioni che emerge nel contesto attuale. Sicuramente esistono altre forme di globalizzazione, ma queste 5 forniscono un solido fondamento e qui inscrivere la nostra analisi. Una forma di globalizzazione, generalmente vista come globalizzazione d'alto, è inscritta in una ideologia che noi definiremos como neoliberalismo. El tentativo del neoliberalismo de ampliar la frontera nacional para favorecer el escambio de merci de capitales, la creación de diversos mercados regionales, una forma de globalización, generalmente vista como globalización del alto, è inscritta in un'ideologia che noi definiamo come neoliberalismo.
il tentativo dei neoliberali di ampliare le frontiere nazionali per favorire l'intercambio di merci e di capitale, la creazione di diversi mercati regionali, l'elevazione del libero mercato al di sopra dei mercati controllati dallo Stato, la proliferazione di rapide transizioni economiche e finanziarie, così come la presenza di modelli di sistema di governo diversi dello Stato nazionale, sono tutti elementi che fanno parte del pacchetto del neoliberalismo. Il neoliberalismo cerca di privatizzare virtualmente ciascun processo o servizio che possa essere trasformato in capitale privato. Deregolarizzazione selettiva è la definizione, un motto di questa versione di globalizzazione. Una seconda forma di globalizzazione rappresenta l'antitesi della prima. Questa globalizzazione è solitamente descritta come la globalizzazione del basso o antiglobalizzazione, definizione che consideriamo errata, dato che in generale a diversi gruppi e movimenti che combatte la conversione neoliberale della globalizzazione non si oppone a una maggiore integrazione. La globalizzazione del basso si manifesta soprattutto alla presenza di individui, istituzioni, movimenti sociali che si oppongono tenacemente a quello che è percepito come globalismo corporativo. Per questi individui o gruppo il motto è non globalizzazione sin rappresentazione. Nei diversi istituti Paulo Freire abbiamo deciso di promuovere la definizione di planetarizzazione per definire questo modello di integrazione planetaria, non basato sul controllo della corporazione, ma dei cittadini del mondo. Una terza forma di globalizzazione è rappresentata dalla circolazione e scambio della persona e della idea e della conseguente influenza di questa sulla cultura. Ciononostante, è vero che la globalizzazione della persona e dell'idea rimanda al periodo coloniale e all'emergere del primo grande esercito e industria navale. Ma nell'ultima parte del XX secolo abbiamo visto una crescita degli scambi internazionali di dimensioni tali che ora è molto comune parlare dell'internazionalizzazione della cultura e della società. Si ha una creolizzazione del mondo in un certo senso e la tecnologia sta giocando un ruolo centrale in questi processi, come la tecnologia del trasporto e della comunicazione a industria informatica e internet. Ci stanno dando una nuova forma al mondo. La integrazione internazionale della cultura è una manifestazione della globalizzazione. Una quarta forma della globalizzazione che emerge della crescente integrazione internazionale e che corrisponde più ai diritti della persona che è i mercati, alla globalizzazione dei diritti umani, a globalizzazione dei diritti umani. Con lo sviluppo dell'ideologia del diritto umani che trae a forza del sistema della legge internazionale, molte pratiche tradizionali interne al tessuto della diversa società e della cultura, della pratica religiosa e che la esoterica, vengono messe in discussione e sfidate, dimenticate o proibite. L'assenza della democrazia cosmopolita e la cittadinanza plurale è il tema cardinale di questa versione di globalizzazione. Infine, abbiamo una quinta manifestazione della globalizzazione che va considerata. Questa dimensione si intende molto oltre il mercato e in certo senso incontri dei diritti umani. Parliamo della globalizzazione della guerra internazionale contro il terrorismo. Questa nuova forma di globalizzazione è stata rinforzata in gran parte dagli eventi dell'11 settembre
che furono interpretazioni come la globalizzazione della minaccia terrorista e dalla reazione degli Stati Uniti con l'appoggio di altri governi, in particolare la Gran Bretagna. La risposta antiterrorista è stata di natura militare, con il risultato di due guerre della coalizione condotte dagli Stati Uniti contro il regime musulmano in Afghanistan e Iraq. Ciononostante, il tema ricorrente di questo processo non è stato solo il sapore militare della risposta, ma anche l'enfasi sulla sicurezza e sul controllo della frontiera persona capitale immersi. Questo è l'opposto dei mercanti aperti e del rapido intercambio del neoliberalismo. La sicurezza come la precondizione della libertà è il motivo di questa forma di globalizzazione. Non è sorprendente. La globalizzazione del terrorismo sostiene il motto che solo il caos condurrà alla libertà. Chiaramente, la globalizzazione può essere caratterizzata da molteplicità e contraddizioni, con causa storica profondamente radicante, e si tratta di dottrina del diritto umano, abbiamo un processo storico difficile di convertire, addirittura da confrontare. O imperialismo dei diritti umani si è convertito la risposta del potere frente alle trasformazioni da globalizzazione. 35 anni fa, Freire affermava che, e cito Freire, il giorno che la forza del potere e della dominazione che governano la scienza e la tecnologia potremo scoprire un modo di essere uscente le intenzionalità e il carattere attivo della coscienza che permetta alla coscienza di percepire se stessa, allora non si potrà più parlare di liberazione. Ma precisamente perché non è possibile uccidere, eliminare la forza creatrice, ricreatrice e catturatrice della coscienza, cosa fanno che dominano? Mitizzano la realtà, perché come non è una realtà che non è sino la realtà della coscienza, mitizzando la realtà della coscienza si mitizza la coscienza della realtà e mitizzando la coscienza della realtà si ostacola il processo di trasformazione della realtà. Negli istituti Paulo Freire di tutto il mondo abbiamo deciso di parlare di una globalizzazione alternativa che abbiamo definito planetarizzazione. Nel contesto della lotta contro la globalizzazione neoliberale, la risposta sta nel promuovere una planetarizzazione rispettosa e digna degli uomini e le donne di questo pianeta, basato su una etica del lavoro, la comunicazione e la solidarietà, ma anche una etica della produzione che non sia fondata sull'ingordiglia, l'avarizia, lo sfruttamento. Citeremo Assir Gadotti, direttore emerito dell'Istituto Paulo Freire in São Paulo. Il nuovo spazio scolastico è il pianeta, perché la Terra si è trasformata nel rostro comune domicilio. Il nuovo paradigma educativo si fonda sulla condizione planetaria dell'esistenza umana. La planetarietà è una nuova categoria che fonda il paradigma Terra, la visione utopistica della Terra come un organismo vivo e in evoluzione, dove gli esseri umani si organizzano in una unica comunità, condividendo la stessa dimora con gli altri esseri e le altre cose. La pedagogia da terra, come Moacir Gadotti ha intitolato uno dei suoi libri più importanti, dovrebbe essere la pedagogia che ispira tutta la pedagogia, la ecopedagogia. L'ecopedagogia
invita a pensare l'ecologia e l'immagine dei movimenti sociali che combattò per la conservazione dell'ambiente, dell'aria pura, della sorgente di acqua non contaminanti, dei boschi che sono il polmone del pianeta, degli uccelli, animali, insetti, piante che hanno abitato il nostro pianeta prima di noi e da qui dipendiamo per la nostra sopravvivenza e la cura delle nostre malattie. E certamente l'immagine di evitare il saccheggio delle risorse naturali, soprattutto quelle non rinnovabili, come suggerì il teologo brasiliano Leonardo Boff. Come dice l'ambientalista carpintiere spagnolo Ignacio Vela, uno dei miei prediletti, che si define come un che imparò a camminare con meraviglia. Imparò a camminare con meraviglia. Solo coloro che possono meravigliarsi di fronte alla magnificenza della natura possono rispettarla, apprezzarla, appassionarsi per lei e la sua protezione, che è lo stesso modo la protezione del nostro futuro, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Ora, è indispensabile un'educazione per la giustizia sociale, che costituisce l'antitesi del modello della globalizzazione neoliberale come paradigma teorico, che ispira la formazione docente e la pratica pedagogica, e che dovrebbe ispirare non solo il curriculum e l'istruzione, il modello di insegnamento-apprendimento, ma anche la formulazione della politica educativa. Ma questa è l'educazione per la giustizia sociale. Primero, l'educazione come giustizia sociale esplora, analizza e critica la disuguaglianza tra le persone, inequità, disuguaglianza. Secondo, attraverso lo studio delle risorse che sono disponibili alla comunità, alla famiglia, agli studenti, agli attivisti sociali e al movimento sociale, l'educazione per la giustizia sociale mette in dubbio l'individualismo possessivo, sostenitori della globalizzazione come anche le basi che sostengono la logica dell'avarizia e l'ingordigia sopra i fari sociali. Terzo, attraverso un'educazione per la giustizia sociale cerchiamo di dare potere alla gente attraverso la conoscenza, una conoscenza che deve appartenere alla gente in generale, di cui la discussione di codici aperti nella costruzione di programmi informatici e nella nozione di dominio pubblico della conoscenza. Quarto, l'educazione per la giustizia sociale affronta la nozione di mercantilizzazione dell'educazione, che trasforma i bambini, giovani e adulti in merce con valore di uso e di scambio. Come dire, riscatta la nozione di un'educazione per il cittadino, non per il consumatore in grado di pagare. Ma una cittadinanza, un cittadino multiculturale e cosmopolita è essenziale per la giustizia sociale. La vera cittadinanza multiculturale implica coltivare lo spirito di solidarietà attraverso la linea della differenza. Solidarietà con chi soffre. Chiaramente non si può sperare che questo spirito sia generato spontaneamente all'interno del gruppo separati, ciascuno dei quali ti preoccupi di affermare le sue differenze dagli altri gruppi. Un'autentica cittadinanza planetaria e cosmopolita. La lotta per una cittadinanza multiculturale di tolleranza e sensibilità solidale a livello del sistema internazionale è uno degli obiettivi di una trasversalità radicale nella lotta per l'emancipazione umana.
La proposta dei grandi pedagogisti è sempre stata una proposta utopistica. L'educazione è nella sua essenza un esercizio di ottimismo. Si cerca di esplorare il limite della possibilità reale di trasformazione sociale alla ricerca di una socializzazione umana che inspiri la costruzione progressiva di soggetti, famiglie, comunità, nazioni e di un sistema internazionale e cui predomini la ragione sopra la forza, la pace sopra la violenza e la guerra, la giustizia sopra la ingiustizia, sopra la dominazione e sopra l'oppressione e chiaramente un modello che propone ogni giorno più necessari cultura di sostenibilità planetaria contro il modello di una modernità che dilapida e saccheggia le risorse naturali. Oggi gli educatori hanno una nuova responsabilità che è quella di costituirsi come critici della cultura e dell'educazione, dovrebbe quindi diventare una sfera pubblica di deliberazione, un teatro della deliberazione pubblica che non sia controllato né dagli stati né dal mercato. Questo è un dovere, un compromesso, una promessa dell'educazione utopica per la promozione di una democrazia radicale. Come afferma Gadotti, e per terminare, il riconoscimento di Paulo Freire al di fuori del campo della pedagogia dimostra che le sue riflessioni sono allo stesso modo trasdisciplinari e trasversali. La pedagogia è, nella sua essenza, una scienza trasversale. Da sua prima scritti, Freire considerò la scuola come molto più importante della quattro mura che la sostengono. Creò il circolo di cultura come espressione di questa nuova pedagogia che non si riduceva alla nozione semplice di aula scolastica. Nella odierna società della conoscenza, questo è molto più acquisito, tanto che ora lo spazio scolastico è molto maggiore della scuola. Un nuovo spazio della formazione, mezzi di diffusione, radio, televisione, video, chiese, sindacati, impresa, ONG, circolo familiare, internet, estendono la nozione di scuola e di aula. L'educazione si è fatta comunitaria, virtuale, multiculturale, educazione ecologica e la scuola si intende alla città e al pianeta. Oggi si pensa in rete, si ricerca in rete, si lavora in rete senza gerarchia. La nozione di gerarchia, sapere, ignoranza è molto cara alla scuola capitalista. Al contrario, Paulo Freire insisteva nella connettività, nella gestione collettiva della conoscenza sociale che deve essere socializzata in forma ascendente. Non si tratta di vedere solo la città educativa, come parlava Edgar Faure, ma di guardare al pianeta come una scuola permanente. Tante grazie. Passiamo la parola alla professoressa Silvia Maria Manfredi, presidente dell'Istituto Paulo Freire Italia, dottoressa e ricercatrice dell'Università di Campinas in Brasile, presidente dello IEP Italia, socio fondatore della cooperativa Caracol e insieme con Torres, amica, amico di Paulo Freire personalmente, collaboratori ambedue di Paulo Freire e cofondatori dell'istituto.
impegnativo, dopo tutto quello che è stato detto, dirvi ancora qualcosa, diciamo così, che sia significativo su Paulo Freire, qualche spunti sono già stati detti, sia da Padre Aurelio che da Carlos. Però ci provo. Cosa posso dire su Paulo Freire, oltre a essere stato un grande amico e oltre a essere stato un grande pedagogista, ormai conosciuto e tradotto in più di 20 lingue? Paolo è tradotto anche in cinese, in arabo, oltre le lingue che conosciamo noi. Però vorrei sottolineare due cose, poi Paulo Freire è nato nel nord-est del Brasile nel 1921 e poi ci ha lasciato nel 1998 e dall'inizio non era educatore, non era un pedagogista. Paolo era un avvocato. Ha iniziato i suoi studi come avvocato, ha fatto il suo primo... Poi ha lasciato il lavoro, come Carlos ha lasciato i corsi di economia, e si è trasformato in un educatore. Lavorava direttamente con le classi popolari, con le persone che non benestanti, con un povão, come si dice in portoghese, con le classi popolari, a livello di un centro che si chiamava SESI, che lavorava proprio con le famiglie e sulla formazione professionale. Da lì ha iniziato a... Allora, vi presento Paolo per chi non lo conosce. Questa figura un po' mitica, come ha detto Aurelio, padre Aurelio, okay? Era una figura molto dolce, una persona molto dolce, molto calma, parlava così con un modo calmo di dire e fare le cose, però ogni tanto anche si arrabbiava moltissimo quando si dicevano delle cose un po' autoritarie e molto poco critiche. Beh, allora dicevo, è incominciato a lavorare nel nord-est del Brasile, con le classi popolari, basicamente con l'educazione di adulti, e poi si indignava un po' con il modo con cui si facevano l'alfabetizzazione. Vi ricordo che negli anni 60 il Brasile aveva più o meno 40% degli adulti analfabeti, perciò ciò voleva dire essere analfabeto, essere proibito di partecipare alle elezioni politiche, alla politica in generale, erano esclusi gli analfabeti, non votavano. Perciò era una cosa per tutti quelli che avevano una visione un po' emancipatoria sia del Brasile come visione di voglia di cambiare il Brasile, voglia di cambiare l'America Latina, doveva fare qualcosa. Allora lui insieme a un gruppo dell'Università di Recife, nel stato di Pernambuco, hanno iniziato a fare una proposta e sperimentare un nuovo metodo per insegnare a leggere e scrivere, okay? Che è stato, sì, diciamo così, quello che gli ha dato notorietà non soltanto in Brasile, ma poi in tutto il mondo, che è il metodo di alfabetizzazione di Paulo Freire, che mi piace ricordare che quest'anno, nel 1213, facciamo in Brasile una commemorazione sui 50 anni dell'esperienza di Angicos, che è stata la prima esperienza di alfabetizzazione negli anni 60 e 3, in cui si adottò il suo metodo. Questo metodo innovativo sia dal punto di vista pedagogico, perché non ripeteva lo stesso tran tran di insegnare a leggere e scrivere usato, diciamo così,
nelle scuole di adulti dell'epoca, ma era un metodo attivo, partecipato. Da lì surge l'idea che ha detto Carlos dei circoli di cultura, ossia gruppo di persone che voi lo conoscete un po', i circoli di cultura, le fate, le praticate, mettere le persone insieme a scambiare idee, a condividere idee, a debattere, a discutere, e da queste discussioni lui lavorava allora tutta la parte della lettura e della scrittura. Forse non potete immaginarvi il Brasile degli anni 60, ma potete immaginarvi l'Italia degli anni 50, degli anni 60, ok? In cui la povertà, la mancanza, la poca possibilità di capire cosa accadeva nel mondo politico, nella società, era molto grande, perciò c'erano proprio dei meccanismi di esclusione politica molto grande. E una classe dirigente dal punto di vista politico è una classe, è un'elite economica che sono i latifundiarios, i terratenientes, i padroni della terra, non solo molto autoritaria ma molto violenta. Perciò questo nuovo modo di fare alfabetizzazione e di fare educazione popolare ovviamente non è piaciuto per niente all'elite dominante, al padrone del potere, quelli che erano nel potere. Però si è disseminata per tutto il Brasile nei movimenti di emancipazione che si sono anche organizzati in tutta l'America Latina, non solo il Brasile, negli anni 60 e 70, come diceva un po' padre Aurelio. Allora è diventato proprio il suo metodo un grande successo in tutta l'America Latina, e dal punto di vista politico, vi immaginate, far pensare i camponesis, far pensare gli operai, far pensare e discutere i cittadini, era una cosa un po' pericolosa. Allora, dal punto di vista politico, ha pagato un prezzo molto caro. Nel 1964, con la dittatura instaurata in Brasile dal governo militare, è stato obbligato a vivere in esilio per 15 anni. Allora, perché, mamma mia, vado. Perché mi sono riferita al metodo Paulo Freire di alfabetizzazione? Perché Paulo è molto conosciuto fino ad oggi come l'autore di questo nuovo metodo di alfabetizzazione e l'autore della pedagogia degli oppressi, ok? Che è stata poi un'opera che lui scriverà in esilio, quella che vi ha fatto vedere padre Aurelio, che lui scriverà in esilio su tutta l'esperienza che aveva vissuto in Brasile negli anni 60. E con una riflessione su se stesso, una riflessione critica sulle possibilità di cambiamento, sull'emancipazione che a quell'epoca noi chiamavamo di rivoluzione sociale, economica e culturale. Lui è stato allora non solo un accademico, ossia ha vissuto, è stato un elemento profondamente coinvolto in una pratica emancipatoria, partendo da cosa? Partendo dall'educazione, come educatore, come pensatore dell'educazione, e poi è diventato, e poi ha scritto quest'opera. Allora, quest'opera qua, Pedagogia dos Oprimidos, in portoghese, è stato proprio una cosa che lui ha scritto partendo di tutta un'esperienza, non solo sua, brasiliana, di tutti noi e di Latino America. Poi ha vissuto, come sapete, come vi ho detto, 15 anni in esilio, passeggiando
per l'America Latina e man mano le dittature si crescevano la forza delle dittature in America Latina, obbligato a venire in Europa e è stato poi ricevuto dal Consiglio Mondiale delle Chiese. Poi, cosa dirvi altro che considero importante? Dalla pedagogia degli espressi poi ha scritto una quantità enorme di libri, la pedagogia dell'autonomia, che ha scritto poi rientrando in Brasile direttamente per gli insegnanti. E questo libro a me piace tantissimo perché va molto oltre la questione del metodo e dell'alfabetizzazione degli adulti, ma ritratta un po' tutte le sue idee a rispetto proprio di concetti pedagogici, del rapporto insegnante-alunno, dell'educazione come elemento di emancipazione, come l'importanza della conoscenza, l'importanza di costruire insieme agli alunni, elaborare e costruire nuove conoscenze, elaborare e rilaborare i contenuti scolastici, ossia ci sono tante cose molto interessanti. Poi più tardi scrive la pedagogia della speranza, che è un altro, che secondo me è la trilogia, pedagogia dos oprimidos, pedagogia dell'autonomia, pedagogia della speranza, che proprio lui fa nella pedagogia della speranza un lavoro di riflessione sul suo percorso di vita e sul suo percorso di costruzione teorica, su tutto quello che aveva scritto, un po' rispondendo alle critiche che gli sono stati fatti quando ha scritto la pedagogia degli oppressi e un po' riflettendo un po' sui le nuove sfide degli anni 80, degli anni 90, rientrando in Brasile negli anni 80, okay, quando gli è stato permesso rientrare dall'esilio. Poi, negli ultimi anni, è stato assessore nel comune di San Paolo, dello Stato di San Paolo, proprio assessore all'istruzione pubblica. Allora, lì ha vissuto un'altra sfida di come lavorare dentro le istituzioni. Prima aveva sempre lavorato più a livello dei movimenti, più a livello degli spazi non istituzionali di educazione e formazione. Qui entra proprio nella sfida di lavorare a livello delle istituzioni. E lì incomincia allora a scrivere altre opere, secondo me molto importanti, politica e educazione, sulle politiche educazionali, e poi negli ultimi scritti scrive un ultimo libro molto interessante che si chiama Pedagogia da Indignação, no? Allora, e poi anche tutta una preoccupazione con i nuovi mezzi di comunicazione, la globalizzazione e tutti questi temi. Ci sarebbe da parlare su Paolo ore e ore e ore, ma non voglio affaticarvi molto sulla sua produzione. Però, perché noi dell'Istituto Paolo Freire, poi se mi farete delle domande vi rispondo quello che posso. Perché cosa facciamo noi degli istituti Paolo Freire? L'idea degli istituti sono nati, come ha detto Carlos, insieme a Paolo. È stato creato il primo istituto a San Paolo in che anno? 91, che c'era ancora lui. E l'idea di questi, di organizzare questi istituti, era proprio non solo di riunire un po' i lavori di ricerca, ma soprattutto le pratiche educative che sono state fatte, sono state sperimentate in vari paesi del mondo, a nome un po'
con le premesse della sua pedagogia e di altre pedagogie emancipatorie. Paulo Freire non si è mai considerato, diciamo così, l'unico pedagogista che scriveva sulle pedagogie umaniste e emancipatorie, tutt'altro, è sempre letto Ivan Illich, si è confrontato con tanti altri pedagogisti, perciò sì, l'Istituto nasce un po' con questa preoccupazione di raccogliere le ricerche che si stavano facendo sul campo dell'educazione, specialmente le ricerche dentro di una prospettiva di criticità, e anche per un po' promuovere e diffondere le esperienze che si erano state fatte nei diversi paesi a nome della pedagogia freiriana. Da lì poi nasce l'idea di allora costruire una rete di istituti. Il nostro istituto IPF Italia nasce nel 2006, se non mi sbaglio, giusto? 2005? Ok? Anche con l'obiettivo e l'intento di diffondere le opere di Freire e discutere proprio della sua attualità, cosa possiamo noi oggi appropriarsi della pedagogia freiriana, che senso ha, e ancora alcune delle sue premesse valgono ancora, come le possiamo rielaborare, reinventare e come possono illuminare alcune delle nostre pratiche, sia a livello scolastico, sia a livello delle esperienze nel campo socioeducativo. E però, adesso siamo oramai Istituto Paulo Freire di San Paolo, UCLA, Università di California, Italia, Portogallo, Spagna, Cabo Verde, Inghilterra, manca qualcuno? E Sudafrica. E Nuova Delhi? India. Ok? Al di là di questi istituti che fanno parte della rete degli istituti freiriani, abbiamo anche una quantità enorme, se poi qualcuno si interessa c'è nel sito una quantità enorme di cattedre nelle università, diverse università anche sparpagliate per il mondo, che lavorano sulla ricerca e sulle esperienze con il metodo, con la proposta freiriana. E l'ultima cosa che io vorrei sottolineare, prendendo un po' spunto delle cose che hanno detto padre Aurelio e Carlos, e mi emoziona molto quando lo dico perché l'ho vissuta anch'io, la pedagogia freiriana ha il suo tocco utopico e sempre l'avrà, nel senso che non è una pedagogia che solo è teorica, accademica, è una pedagogia che si confronta sempre con il fare, ma il fare in che senso? Delle pratiche educative che abbiano proprio un senso molto chiaro. Sviluppare il pensamento critico, la visione critica di mondo, una prospettiva umanista orientata sulla trasformazione sociale, contro le diseguaglianze, le discriminazioni, le esclusioni, una pedagogia che vuole essere proprio, avere un taglio democratico, radicale, come diceva lui, una pedagogia che vuole essere popolare, nel senso di essere appropriata da tutti quelli che lavorano per l'emancipazione umana, per la manutenzione dell'ambiente e della natura. Perciò questo è che voglio sottolineare l'importanza del movimento freiriano, non solo come un movimento di belle idee, di idee illuminanti, ma di pratiche anche che vanno in quella direzione lì. Qualcosa lo stiamo facendo anche in Italia, anche se siamo pochi, con molte difficoltà, raccogliendo alle volte esperienze e pratiche che vengono anche da
da altri spazi del mondo cattolico, del mondo laico, che vanno nella stessa direzione, che hanno questo progetto emancipatorio come farò, si dice farò in italiano, come faro, come qualcosa che ci mette tutti insieme a pensare, a fare le cose in una maniera solidale. Abbiamo proprio una voglia molto grande, non solo di diffondere le idee di Freire, tuttora, ancora oggi, secondo noi, sono molto valide, perché ci possono portare a fare diversi viaggi per il mondo, nel senso non del viaggio concreto, ma del viaggio immaginario, per immaginarsi un mondo più giusto, più solidale, con meno discriminazioni. È quello che volevo dire. Se poi volete farmi domande, sono qui apposta per rispondere.